grazie dottor De Noia, io sottolineo solo questo aspetto che deve entrare anche nelle nostre scuole, l'orgoglio e la dignità di formare persone in agricoltura, perché anche noi soffriamo purtroppo all'atto delle iscrizioni e dell'orientamento che all'agricoltura e agli istituti agrari vengono indirizzati i ragazzi magari più deboli della scuola media, proprio per questo senso che sia ancora che questo settore sia un settore arretrato e non all'avanguardia. Quindi questa azione comune deve esserci nelle scuole, che non sempre c'è, e anche in tutto il mondo, perché è veramente l'arma che farà andare avanti tutti. Passiamo al secondo giro un po' più breve, perché vorrei lasciare un po' anche spazio al dibattito, alle domande dei dirigenti, e entriamo un po' nel merito degli strumenti che possono avvicinare il mondo del lavoro e il mondo della scuola. La riforma dei professionali, i nuovi professionali danno maggiori opportunità in questo. Per delineare questo quadro passo ancora la parola al Presidente Ezio Busetto, che puntualizzerà alcuni punti su cui poi avvieremo il dibattito. Sì, io parto da un problema che abbiamo, e fra virgolette una richiesta di aiuto. Un problema che abbiamo come sistema dell'istruzione agraria è la riduzione del numero degli iscritti. Allora, non entriamo sul merito, vado però su una cosa da cui chiediamo un'alleanza, un intervento un po' più deciso. Noi qualche volta siamo invidiosi di altre associazioni di categoria che operano in maniera molto più forte. Faccio un esempio: Confindustria, con il sistema si esprime a livello comunicativo sia nazionale che locale con forza, sostiene i tecnici, i professionali, l'ITS con una campagna. Ecco, questo è un aiuto, ci serve anche eventualmente organizzando dei sistemi di comunicazione comuni, perché questo è evidente. È una strada importante per invertire. Ci dispiace, questo lo diciamo, ma questa è una carenza del MIUR, che sulla riforma dell'istruzione professionale non abbia fatto comunicazione, perché avrebbe dovuto intercettare il mondo intero questa riforma, cioè avrebbe dovuto essere a conoscenza dei cittadini e a maggior ragione anche del sistema produttivo. Chiediamo di fare il possibile su questo. Un altro punto importante su cui sviluppare un'alleanza proprio in questa logica è quello che in qualche maniera avete tutti voi evidenziato. Dobbiamo lavorare sempre di più sulle competenze che servono al sistema produttivo. Da un punto di vista comunicativo e dagli effetti che potrebbero avere anche dell'attrattività del sistema, è chiaro che questo è assolutamente decisivo, perché se noi individuassimo alcune figure professionali molto attrattive sul mercato del lavoro, questo da un punto di vista comunicativo è importante. Invece sottolineo, soprattutto nel sistema dell'istruzione professionale, la possibilità di flessibilizzare l'offerta. Se avessimo una chiara indicazione di un percorso professionale preciso, noi inventiamo l'insegnamento relativo, ed è chiaro che voi dovete pensare alle logiche, alle logiche anche della scuola, però si può fare questo, si può fare. È chiaro che questa è una delle sfide che ci aspetta. Una sottolineatura su un aspetto credo molto importante. Noi come sistema scolastico ad esempio siamo molto impegnati, anche se con qualche passo falso, non completo, sul sistema delle certificazioni dei patentini, su cui voi fra l'altro con alleanze locali con tutti voi, almeno io penso, io vengo dal Veneto, ma ci sono, cioè, della serie, il patentino trattore, il patentino fitosanitari, il patentino, chiamiamolo motosega, perché questi sono elementi importanti di professionalizzazione. Credo che sia, fra l'altro, eventualmente confermatelo se questa è una strada da percorrere. Quindi questo è un altro aspetto. Concludo con
con un ragionamento sul livello di governance e di alleanza. E riprendendo quello che ha detto Pivotti, però ribadendolo, magari specificandolo. Allora, c'è un'alleanza che può essere esercitata a livello, e qua mi rivolgo anche ai colleghi, da questo punto di vista penso un po' con preoccupazione ai colleghi che hanno istituti e corsi ridotti in termini numerici, perché il CTS d'istituto è previsto anche dalla riforma dei professionali ed è un organismo di governance decisivo, di alleanza. È chiaro che se c'è un istituto di 1000 studenti solo agrari, c'è l'interesse di tutti. Allora, bisognerà capire che livelli di governance, mi guardo alcuni istituti perché l'hanno espresso, cioè se invece uno ha un corso agrario in un istituto in cui ci sono altri 5 corsi, è difficile fare un CTS. I CTS devono farlo con noi, con loro. Sono loro che devono dirci, siete voi, insomma. Ribadisco però una cosa che non c'è nella riforma, che però ci sta nelle potenzialità, che è molto importante ed è una risposta. Il CTS non è solo d'istituto, si possono fare dei CTS territoriali. Il livello regionale, ad esempio, è molto interessante, e qui dovremmo capire, e su questo c'è l'esperienza del Veneto storica su questa questione, però è forse l'invito di estenderlo. Una piccola riflessione sul livello invece nazionale, conclusiva, su questo. Noi non abbiamo un organismo di governance, questi qua sono strumenti stabili, cioè il CTS d'istituto e il CTS di rete del Veneto si può convocare sempre il presidente, quindi può essere sempre operativo. Sul livello nazionale non c'è, a mio avviso sarebbe da creare, in questo caso l'interlocutore è Renisa, e quindi però potrebbero anche esserci anche interlocutori, perché si può fare, lo dico per esempio immediatamente, io sono un po' il referente anche della rete degli istituti forestali d'Italia, quindi noi abbiamo un interesse a livello nazionale di avere un accordo con voi a livello nazionale, perché ci sono le regioni, non è istituto, quindi quest'ultimo è questi livelli sono aperti alla nostra collaborazione. Io credo che abbiamo un'ultima sottolineatura. Vedete sulla diapositiva, e così lo ricordiamo. Allora, il nostro alla fine, non adesso si diplomano ancora opzione gestione risorse forestali montane, oppure opzione valorizzazione, oppure opzione servizi. Dal 2023 sarà diplomato in agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, codice Ateco a livello di divisione. Ribadisco i 3 codici Ateco su cui stiamo lavorando, auspicabilmente c'è un quarto che avrebbe, vediamo come finirà. I codici Ateco sono A01 agricoltura, A02 foreste, silvicoltura, C10 trasformazioni. Nulla toglie, questo è garantito a livello nazionale, sarà nel titolo, che ci sia un sottotitolo legato alla sottodeclinazione. Quello dipenderà però molto dalle questioni che vi ho detto e che abbiamo aperto, perché uno potrebbe mettere, faccio un esempio, Casaro, ha detto se quello è il sottotitolo di riferimento. Questo è lo scenario su cui come scuola chiediamo, però adesso credo che ascoltiamo anche le vostre proposte. Bene, grazie Ezio. Io farei altre 2 sottolineature rispetto a quello che ha detto il Presidente, che sono alternanza scuola-lavoro e poi rispetto anche all'apprendimento formativo, che in agricoltura abbiamo difficoltà ad attuarlo per le dimensioni aziendali contate. Per l'alternanza scuola-lavoro il Ministero ce l'ha un po' ridotta nei termini, e qui pongo anche il problema della sicurezza, perché oggi molti istituti hanno qualche difficoltà
e soprattutto le aziende hanno qualche difficoltà a ricevere i nostri alunni in alternanza scuola-lavoro, strumento fondamentale per avvicinare il ragazzo al mondo del lavoro. Perché c'è anche un po' questo problema di sicurezza, quindi volevo chiedere a voi anche un piccolo approfondimento. E l'altro aspetto che ritengo fondamentale, perché era stata un po' una mia fissazione quando dirigevo una scuola, la formazione dei docenti. La formazione dei docenti che è strutturata dal Ministero è una formazione generalistica. Noi siamo pochi, rappresentiamo una fetta molto esigua di tutti gli studenti, per cui la formazione molto spesso si traduce in una formazione generica sulla didattica, sulla pedagogia e quant'altro. I nostri insegnanti, sia tecnico-pratici che di materie professionali, molto spesso escono dall'università, che sappiamo prepara dal punto di vista pratico fino a un certo punto. Quindi un collegamento anche per poter formare i nostri docenti, io lo pongo come altro problema. Sono più problemi, ma farei il giro cominciando da Di Noia. La questione della sicurezza nelle aziende effettivamente è un problema, nel senso che le aziende hanno paura di avventurarsi in un percorso, lo stiamo vivendo, noi abbiamo un'esperienza pratica, 2 o 3 aziende molto strutturate nel Lazio che stanno tentando di fare questo tipo di inserimento. E sostanzialmente siamo noi che spingiamo, ma forse per loro non ne sentirebbero immediatamente la necessità, nel senso che è più comodo per loro prendere i ragazzi quando hanno già finito il loro percorso, fargli dei contrattini volanti per capire poi se. Quindi insomma dobbiamo lavorare insieme per invece spiegare loro che può essere un'opportunità. Quindi forse dovremmo aiutarci a declinare gli aspetti positivi, anche pratici. Il vantaggio che un'azienda del genere può avere, perché no, non solo fiscale, amministrativo, di sicuro, insomma, le norme di sicurezza, insomma, avremo forse bisogno anche del vostro aiuto per fare una sorta di vademecum che evidenzia le positività, magari anche le criticità in termini le cose da fare per stare tranquilli, però lo dobbiamo fare, perché altrimenti poi veniamo anche noi, abbiamo difficoltà nel gestire la praticità della singola operazione e magari quell'amministratore delegato ci pone delle questioni a cui noi non sappiamo rispondere se non averlo caldeggiato questa attività. Quindi non sempre magari, e forse come diceva il professore prima, il fatto di avere un coordinamento centrale potrebbe aiutarci per avere una linea guida da poter fornire poi territorialmente sia alle nostre organizzazioni ma soprattutto alle aziende che poi vogliono intraprendere, si sentono sensibili da questo punto di vista. Ovviamente gli dobbiamo dare un valore aggiunto alle aziende, secondo me, cioè dobbiamo poi esplicitare questa cosa, cioè perché no fare tra virgolette una pubblicità a quelle aziende che si stanno impegnando perché danno un'opportunità di lavoro al di là delle competenze che loro acquisiscono, delle opportunità che i ragazzi di accrescimento, cioè noi dobbiamo saperla leggere secondo me al positivo verso la società civile, come in tutte le cose. Se voi ci pensate, l'olio di palma mo non lo vuole nessuno più perché il consumatore l'ha defenestrato, almeno per la maggior parte delle aziende. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che il cittadino e anche i genitori di quei ragazzi che poi dovranno scegliere. Io non sono riuscito a far scegliere a mio figlio la scuola tecnica agraria, lo dico seriamente. Cioè mio figlio forse mi seguirà dopo, come io mi auguro, all'università, ma al liceo non è voluto, ci ho provato, ma non è sempre facile, pur essendo io uno che lavora in agricoltura, tra l'altro anche con una posizione di responsabilità. Cioè dobbiamo fare in modo che loro capiscano, loro e i loro compagni, c'è la batteria che sta, non so se continuate a sentirmi, che sia utile. Per quanto riguarda gli insegnanti, ma magari noi siamo assolutamente sarebbe da fare, secondo me, e perché no, grazie, settorializzare la formazione,
Quindi fare dei focus su, magari con l'aiuto di quei professori che si occupano di una materia piuttosto che un'altra, anche qui una formazione nazionale probabilmente, professore, potrebbe essere utile piuttosto che farla a livello locale, perché tutti i professori di Estimo si possono venire, dico per dire, sparo da una parte, e avere la possibilità di ascoltare dei professionisti, dei docenti magari universitari, ma non solo, anche dei, diciamo, dei professionisti che fanno diciamo, attività professionali, che danno un valore aggiunto, che quell'esempio professionale può essere poi riportato a scuola dal professore e, come dire, tentato di trasmettere ai ragazzi. Cioè io quindi, a maggior ragione, la collaborazione con l'Ordine degli Agrotecnici potrebbe aiutarci in questo, cioè portare degli agrotecnici, dei professionisti che fanno questo di mestiere a interagire con i professori in modo tale che possano spiegare a loro volta. E su questo noi abbiamo le sedi, professore, abbiamo diverse opportunità, cioè non dobbiamo per forza sperare, secondo me, la dico qui in maniera molto diretta, non dobbiamo per forza sperare di avere chissà quanti soldi per fare queste cose, sono la volontà, se abbiamo la volontà, ognuno mette il suo contributo, che spesso è professionale, c'è poco da fare, e le location, le opportunità le troviamo, quindi se tutti ci uniamo, secondo me, è abbastanza fattibile, però è evidente che presuppone lavoro e organizzazione. Noi ci siamo su questa partita e magari potessimo dare un nostro contributo. Grazie. Ci sarà scaricata la batteria, no. Quindi penso che ci sentiamo. Diceva Ezio Busetto, siamo un po' in crisi, però abbiamo sentito che i licei crescono e anche un imprenditore agricolo ha difficoltà a convincere il proprio figlio. Cosa possono fare e che strumenti possono mettere in atto per darci anche una mano in questo? Prego. Beh, allora sì, sicuramente gli argomenti sono interessanti. Da parte nostra datoriale sicuramente dovremmo più cercare di accelerare questo cambio culturale che deve avvenire. Perché quando vi dicevo pure nel primo intervento, le aziende oggi non sono più le stesse, perché gli imprenditori cominciano ad essere anche laureati, ragazzi che, come diceva il collega, tornano da studio e quindi fanno quel cambio di passo che è necessario. Però per la restante parte, diciamo, delle aziende agricole che sono ancora in capo a quei datori, a quegli imprenditori che hanno un po' che sono ancora un passo indietro rispetto alla nuova generazione, lì sicuramente dovremmo intervenire, e se lo facciamo insieme, non soltanto come associazione di categorie, ma anche come istituti professionali, in quel caso potremmo accelerare questo passaggio. Noi come associazioni insieme abbiamo recepito quelle che sono le indicazioni che vengono date dalla norma e dalla legge, e nell'ultimo contratto degli operai agricoli che abbiamo rinnovato il 19 giugno 2018 abbiamo inserito come accordo e recepito l'apprendistato di primo livello, quindi quello che è stato disciplinato dall'articolo 43 del decreto 81 del 2015 del Job Act, noi l'abbiamo inserito all'interno del nostro contratto a firma delle nostre tre associazioni, con i sindacati CGIL, CISL, UIL di riferimento agricolo e anche con Federdia per gli impiegati agricoli. Lo abbiamo inserito, l'abbiamo strutturato in modo tale che può essere in qualche modo quindi usufruito da tutte le aziende, a partire diciamo per ragazzi che hanno almeno dal 15° anno di età in poi, con una durata minimo di 6 mesi, come ben sapete, fino ad un massimo del numero degli anni per il conseguimento del diploma, e le retribuzioni nei 4 anni partono da un 45% iniziale nel primo anno della una retribuzione convenzionale stabilita, fino ad arrivare al 4° anno, l'ultimo anno, al 70%. Le imprese fanno, diciamo, i vantaggi che hanno i datori di lavoro in questo caso sono quelli di giustamente utilizzare, formare un ragazzo che fa, diciamo, gli studi, quindi alterna le fasi lavorative alle ore in aula, e poi all'interno del piano formativo individuale che viene stilato dal datore di lavoro c'è anche tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, quindi anche qui il ragazzo deve essere inquadrato come un qualsiasi dipendente, deve essere in qualche modo messo all'occorrente di tutto quello che è anche la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ore formative ce ne sono una parte che vengono sviluppate all'interno dell'azienda stessa e una parte che vengono sviluppate fuori dall'azienda stessa. Per quelle che vengono sviluppate all'interno dell'azienda, il datore di lavoro
anche qui una convenienza perché paga soltanto il 10%, per quelle esterne invece non copre la retribuzione e quindi non paga le retribuzioni. Sicuramente gli strumenti ci sono, però ecco, quello su cui batto io è proprio il discorso del cambio culturale, perché l'apprendistato in agricoltura è poco praticato, è poco utilizzato, perché... Grazie, perché giustamente... come diceva il dottor Di Noia prima, le imprese non vogliono fare lo sforzo di far crescere il ragazzo in azienda durante gli studi, ma aspettano che a studi completati applicano il contrattino di turno e quindi riescono a sopperire quella mancanza o quantomeno a quel reperimento di manodopera. Ma non è quella manodopera qualificata a cui facevo riferimento prima, è cui le imprese oggi devono, i datori di lavoro oggi devono puntare e mirare, perché altrimenti con l'evoluzione che c'è tecnologica nel mondo esterno le imprese rischiano pian piano di sparire. Quindi questo sicuramente è un discorso che va affrontato. Diamo anche noi la disponibilità a sederci al tavolo per cercare di buttare giù dei discorsi, però dei progetti validi, non soltanto parole, perché questi sono argomenti che in qualche modo ci toccano da vicino, che consentono anche a questo settore di stare al passo con gli altri. Grazie, allora, Stefano, come possiamo aiutarci a vicenda sia a scuole che mondo agricolo? Allora, io ritorno un attimo sul discorso, quindi, della individuazione delle competenze, poi vediamo il metodo. In relazione a quello che ci siamo detti tutti, oggi dobbiamo in qualche maniera capire, nei programmi di studio esistono delle componenti formative che riguardano i temi della sostenibilità, della multifunzionalità, della, per esempio, una figura che noi oggi riteniamo sia importante all'interno del nostro sistema anche dei servizi intorno al mondo agricolo è quello del, che noi ci piace chiamare come innovation broker, poi ogni organizzazione lo chiama un po' come gli pare, però sostanzialmente è quella persona che è in grado di poter conoscere le opportunità del mondo dell'innovazione per poterlo poi trasferire all'interno dell'azienda. Noi siamo sempre occupati del concetto di trasferimento tecnologico, cioè i centri di ricerca studiano e poi dopo bisogna applicarli direttamente nelle aziende. Bene, questo è un tema. L'altro tema è però chi sono quelle persone che hanno le competenze tali per attuare il trasferimento, e questo diventa importante perché l'innovatore deve essere uno che sa coniugare e coordinare tutti gli elementi. I tecnici che sappiano interpretare in termini di sostenibilità tutte le opportunità agroambientali, no? Quindi oggi in Italia abbiamo il maggior numero di aziende che fanno biologico, agricoltura integrata, e questo, diciamo, è un vantaggio. Dobbiamo saper migliorare ulteriormente la tecnicalità per mettere le aziende nelle condizioni di produrre secondo questi criteri. E un'altra cosa, prima ve le vedevo nelle slide del dottor Orlandi, no? Erano quei simbolini, no? Dei goals, dei cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile, dico in italiano, cioè le Nazioni Unite hanno approvato questi 17 goals, no? È importante che prima o poi noi ce li studiamo, e questo deve partire nelle scuole. Cioè, noi stiamo portando avanti un progetto per tutte le aziende agricole associate di questo tipo, cioè noi riteniamo che le aziende possano fare un percorso di autovalutazione di quelle che sono i propri modi di produrre, per capire se siamo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non dobbiamo aspettare che ci sia una legge che ce li imponga, e non dobbiamo aspettare che l'imposizione sia un costo per le aziende. Possiamo lavorare in termini propositivi. Questo potrebbe essere un argomento che deve entrare a far parte del processo curricolare. Quindi, da un lato noi abbiamo bisogno di sederci a un tavolo e costruire diciamo il percorso delle competenze vere e proprie, poi dall'altra parte, da un punto di vista amministrativo e tecnico, ovviamente siamo a disposizione per farlo partire. Sul tema della sicurezza, io ritengo che tutti quelli che fanno gli studenti debbano poter all'interno del percorso scolastico acquisire diciamo tutti i corsi di sicurezza, i patentini. Questo già più o meno lo si fa in maniera tale che anche per l'apprendistato o anche per i periodi di alternanza scuola-lavoro diciamo chi va in azienda è in grado di poterci operare. Quello che in più oggi noi possiamo dire, e se volete su questo possiamo aprire una piattaforma insieme, è che noi attraverso, come dicevo prima, noi ci occupiamo molto di più di fatto della formazione continua dei dipendenti delle aziende agricole strutturate, no? Che
altro, quelle che già ci sono, e attraverso i finanziamenti dei fondi interprofessionali, che poi sono i soldi degli stessi lavoratori, delle stesse aziende che hanno già versato, svolgiamo tantissime attività di formazione che vanno nella direzione dell'innovazione. Magari se ci fosse la possibilità di trovare il sistema giuridico che ce lo consente, noi potremmo in varie parti d'Italia, insieme con i vostri istituti, provare a far partecipare gli studenti all'interno dei corsi che sono stati già programmati per i dipendenti, come uditori si potrebbe fare, non costa nulla, noi se ci informiamo di quello che c'è possiamo parlare con l'azienda e dire possiamo ospitare 2 o 3 studenti nel mentre i vostri fanno i corsi dalla potatura alla meccanizzazione, non so quello che sarà, questo potrebbe essere un'idea, se è fattibile la lancio sul tavolo, ne facciamo tanti, vi possiamo inserire in questo, perché è un modo per cominciare a conoscerci, non sono tanto lunghi questi corsi, sono corsi che vanno da 16 ore a 80 ore massimo, che poi dopo non c'è tanto tempo di poter fare formazione, però potrebbe essere un primo momento di contatto, c'è anche tanto training on the job che viene finanziato e quindi vengono consulenti da fuori, docenti da esterni che insieme all'imprenditore e ai dipendenti fanno un percorso di questo tipo, quindi se volete possiamo coordinarci, sentiamoci, scriviamoci e questo possiamo fare, quindi le strade ci sono. Insomma, spero che il cammino sia proficuo, ma sicuramente. Grazie, ecco, l'importanza di questo tavolo sta proprio in questo, perché stanno emergendo delle idee, delle collaborazioni che poi ogni scuola dovrà sviluppare, tra l'altro rispetto alle competenze, le problematiche, le scuole stanno, e anche i nuovi programmi stanno strutturandosi sull'agricoltura sostenibile, sull'agricoltura 4.0, quindi stiamo introducendo tutte queste tematiche nuove, anche se abbiamo bisogno, ripeto, di formare gli insegnanti a queste tematiche nuove. C'è un tavolo, per esempio, se posso concludere, il tavolo dove siamo tutti presenti, che è il tavolo del Foragri, che è il fondo interprofessionale del mondo agricolo, e noi lì potremmo fare una convenzione, i vostri istituti e il Foragri, per poter far inserire come uditori nei corsi di formazione che poi le aziende promuovono, parte, quindi si vede localmente dove ci sono le aziende che hanno fatto e quindi magari in qualche maniera promuovere questa cosa. Quindi se volete noi ci possiamo fare portavoce di questo e possiamo fare direttamente. Questo Roberto Orlandi, 10 minuti perché poi i tempi, le tue considerazioni in merito. Ma molto velocemente, la prima cosa che mi viene da dire è che ascoltando gli interventi di dottori Dell'Ellis, di Noli e di Stefano, mi verrebbe da sottolineare ai dirigenti presenti che i loro allievi, perlomeno quelli che sono alla lettera D, se la statistica non è un'opinione, dovrebbero avere eccellenti possibilità occupazionali nel mondo del professionale agricolo. C'è anche una localizzazione, ho sentito prima che il collega è di Taranto, io sono di Bari, avevo sentito l'accento. Sì, pure io l'avevo sentito. Quindi, io Frosinone. Tu Frosinone, quindi vedete che diciamo, chi è in quell'area raddoppia le chance di occupazione nel mondo. Però siamo ospitati dalla rete veneta. E vabbè, ma l'eccezione che conferma la regola. No, vuol dire che un senso di interconnessione, certo, in questa senso. Vabbè, al di là delle battute che poi a quest'ora non fa niente male. Volevo ricordare che quando il dottor Di Stefano diceva che noi abbiamo avuto successo perché applichiamo nuove competenze, vorrei sottolineare che non è proprio così. Noi applichiamo le competenze di sempre, che vengono aggiornate in base alla tecnologia. 20 anni fa il drone era su Star Trek, non era nella realtà. Ma la competenza è sempre quella. La nostra chiave di volta, diciamo così, dei nostri risultati positivi o di successo, perché insomma, è nei fatti, e che noi abbiamo cambiato il processo, cioè applichiamo le competenze di sempre in modo diverso. In particolare abbiamo valorizzato la cooperazione fra tecnici e l'associazionismo fra tecnici. I liberi professionisti sono individualisti, il libero professionista non vuole che venga un nuovo collega perché è un concorrente. Noi gli abbiamo spiegato che questo funziona se il mercato è chiuso, ma siccome il mercato è infinito, più siamo, più facciamo rete, più conquistiamo il mercato e più aumenta reddito e occupazione. Se ragioniamo che il tavolo ha soltanto da mangiare per 10 persone, è chiaro che se veniamo in 11 mangiamo di meno, ma se il tavolo è infinito possiamo stare quanto vogliamo. In concreto, volevo portare questo esempio, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riunito i professionisti, li abbiamo spinti a creare cooperative e società quando ancora non si potevano fare, parlo di 25 anni fa, non si potevano fare le società fra professionisti, erano proibite dalla legge.
abbiamo detto associatevi e aggredite il mercato dei servizi professionali qualificati, ovviamente, aggreditelo in forma cooperativa, insieme. E faccio un esempio, c'è il maggiore interrogatore dei contributi pubblici in Italia, l'AGEA, l'Agenzia per l'Erogazione dell'Agricoltura, e poi ci sono delle piccole mini AGEA in diverse regioni. Bene, AGEA opera con un sistema di erogazione dei contributi e di successivi controlli sull'erogato. I controlli li fa una società strumentale che si chiama SIN, Servizio Informativo, Sistema Informativo Nazionale Agricolo. SIN è fatta al 51% dello Stato e al 49% da soggetti privati. Chi lavora sono i privati. Noi con la nostra struttura di tecnici siamo soci di SIN e facciamo i controlli in tutta Italia sull'erogazione dei contributi pubblici. La cooperativa si chiama Agrifuturo, è andato in gara, ha vinto la gara e da 12 anni sta facendo i controlli nelle aziende agricole. Ogni anno noi collochiamo oltre 350 nostri iscritti, spesso giovani, lo collochiamo in questa attività. Spesso sono al primo lavoro e la cooperativa gli dà anche la strumentazione, GPS e quant'altro serve per avviare l'attività, quindi il ragazzo deve soltanto metterci la sua voglia e il suo impegno. Questo vuol dire, abbiamo vinto delle gare ultimamente in Artea, che è Artea in Toscana, è l'OPR della Toscana, abbiamo vinto tre gare in Toscana, facciamo noi l'attività. In Emilia Romagna abbiamo vinto una gara per il controllo dei patogeni da quarantena, per cui c'è anche Spinella. Quindi i nostri tecnici, lì sono 80, stanno facendo per conto dell'osservatorio fitosanitario delle attività di tipo pubblico. Questo vuol dire, la competenza è sempre quella, nell'ultimo caso fitopatologica, non c'è nulla da dire, ma noi la svolgiamo in forma associata. E quindi, chiaro, non è facile perché ogni cosa, diciamo, ti chiede un impegno, ma questa è la chiave, le competenze aggiornate ma declinate diversamente. Sul calo degli iscritti, allora il problema non è che manca l'offerta di lavoro, perché i colleghi hanno riportato che loro hanno bisogno di soggetti e di alcuni non li trovano. Io prima avevo detto che noi non abbiamo abbastanza tecnici per quanto ne servirebbero. Allora qui, siccome c'è più domanda di lavoro che persone disponibili, il problema di aumentare gli iscritti negli istituti non è questo, perché non possiamo aggiungere nulla a quello che manca. Dovremmo coprire. Il problema è che se l'immagine, se l'idem sentire che hanno le famiglie del mondo agricolo è il contadino scalzo che spinge l'altro e il bove che lo tira, qua non ci verrà nessuno, questa è la realtà. Allora dobbiamo costruire tutti insieme, come diceva Pegotti, oggi è bello perché poi si scambia delle idee e delle opportunità. Bisogna creare uno storytelling dell'agricoltura che dica, come dicevo, è figo, è bello. Devi dire che il bove non c'è più, ma c'è un computer che fa la razione alimentare per i bovini. E devi dire che l'aratro non c'è più perché c'è il drone che sta mappando quello e non si va più ad avvelenarsi con l'atomizzatore come prima, perché adesso hai il drone che ti butta la pallina di prodotto antiparassitario direttamente sulla pianta malata, perché l'ha mappata con lo scanner termico e ti vede se la pianta è malata oppure ha bisogno di acqua o no. Allora se racconti quello, se fai vedere che qui siamo a un filo della fantascienza, è chiaro che rende interessante il settore, però c'è un limite, diceva prima Cusetta. Se noi avessimo le figure le formeremmo. Il problema è che l'agricoltura non è l'industria, non è l'Ilva che aveva 10.000 dipendenti, tutti gli anni sapevi che il sistema formativo pugliese li metteva lì, non è la Barilla che tutti gli anni ha bisogno di alcune di 50 tecnologie alimentari. Qui i fabbisogni cambiano di continuo, cambiano anche dal territorio, quindi creare una figura professionale determinata. Al secondo anno che l'hai fatta, quel mercato locale o poco più l'hai già saturato, devi fare qualcos'altro, quindi qui per voi la sfida è ancora più grande, cioè non c'è un settore che tutti gli anni, non c'è la Fiat che tutti gli anni piglia 1.000 ingegneri, qui bisogna pigliare 1.000 figure ma ce ne sono 100 diverse in quelle 1.000, questa è la sfida ulteriore. Bene, abbiamo ancora 10 minuti per inviterei qualche dirigente anche a fare delle domande, 10 minuti non di più perché dopo dobbiamo chiudere, perché con Ezio ringrazieremo gli ospiti e chiuderemo un quarto d'ora di quelle che sono state le tre giornate.